Un applauso dal pubblico di Capito, ci siete! Grandi, guarda, sono tantissimi gli effetti, eh! Dimmi tu adesso, cosa facciamo? Beh, adesso io vorrei presentare, perché insomma non siamo soli, non siamo soli. La tua compagna di viaggio, ecco, è colei che ti accompagna in questo live show cover del diciamo 1100. È la forza di tutta questa serata, e io sono onorato di cantare con Rosy, perché Rosy mi dà la forza di cantare, di andare avanti, e sicuramente i progetti non finiscono qui, abbiamo anche tante altre cose da fare. E la presentiamo insieme o la presenti qui? Assolutamente sì, io vorrei qui accanto a noi, Rosangela Canone, un applauso, grazie! Bene, lei è colei che ti aiuta a realizzare tanti sogni, insomma, il sogno di Mina e Celentano. Sì, diciamo che noi ultimamente siamo stati alla corrida da Carlo Conti, non so se qualcuno di voi in mezzo al pubblico è venuto con me a Roma, no? E quindi siamo stati così tanto fortunati da essere pescati tra il pubblico alla corrida negli studi Rai, e quindi manco a farlo apposta hanno scelto proprio noi, non lo so perché il destino, forse perché siamo della bilancia, e noi qui questa sera siamo anche qui per un altro motivo. Io personalmente sono qui per festeggiare i miei, si può dire? No. Qua, allora facciamo così, l'hai detto. Quanti anni date a Pasquale? Quanti anni? 60. Trattabili 60. 60 trattabili. 60, però mentalmente ne ho 30. Giovanile. Va bene. E siamo qui anche per festeggiare il compleanno di Rosy, che festeggia 38 anni di compleanno. Ah, la donna ha detto l'età. E non è finita ancora. C'è un altro personaggio tra noi che è seduto lì, poi ve lo presento dopo, che festeggia anche il suo compleanno, però non ricordo quanti anni fa, non lo so, dov'è? Quanti anni? Del 5 ottobre, giusto? Hai già festeggiato, va bene. E oggi festeggiamo anche il compleanno di Adolfo Carulli, il fotografo. Auguri, 45 anni. E ne davo 48 comunque, almeno lo. E anche il compleanno del fonico pure, che compie quanti anni? 37 anni. 37, c'è qualcuno che festeggia il compleanno oggi? No, a posto? Va bene. Va benissimo, allora tu sei pronto per cominciare? Io sono prontissimo, non vedo l'ora, perché è da stamattina che non vedo l'ora di cantare. Va bene, allora io annuncio Dano, cosa ti farei? Ok? Un applauso, grazie.